sinestesia ho imparato veramente tantissime cose, perché io sono arrivato qui che ero una figura molto molto junior e quindi ho imparato molte tecnologie che non conoscevo, mi è stata data la possibilità di studiare tante cose che non avrei neanche pensato inizialmente. Mi ero molto focalizzato su delle tecnologie, invece adesso sto allargando tantissimo i miei orizzonti, infatti sono molto molto contento. Sono Michele Forchione e sono web developer. Il mio primo ricordo in sinestesia è stato forse proprio il giorno del colloquio, che mi sono presentato e ho conosciuto Francesco e Riccardo ed ero super emozionatissimo perché era arrivata una chiamata che non mi aspettavo minimamente. Ci avevo provato così proprio per dai, proviamo a mandare il curriculum a sinestesia, e invece mi avevano chiamato, sono arrivato, oddio, ero emozionatissimo e non sapevo neanche bene come raccontare le cose, però loro mi avevano subito fatto sentire a mio agio, mi hanno tranquillizzato, è stato tutto molto bello. La mia giornata tipo in sinestesia, adesso che siamo in smart working, è più o meno sempre molto molto statica, nel senso che mi alzo, faccio colazione, mi siedo alla mia postazione super attrezzatissima. Diciamo che l'inizio della giornata è dedicato ai daily, quindi alle riunioni per vedere il progresso dei progetti che seguo, che insieme ad altri colleghi. Poi generalmente vado a spulciare i task che devo svolgere durante la giornata, sia in base ai progetti, e dedico anche molto parte della mia giornata a dare supporto alle nuove menti, alle nuove leve che accogliamo nel nostro team web. Ah, con i colleghi ho un rapporto pessimo, li odio tutti tantissimo. No, non è vero, sono molto contento dei colleghi, è veramente un ottimo team, veramente uno non lo dice per così perché poi sentono e allora uno ha paura delle ripercussioni, ma effettivamente non è facile trovare un team così affiatato di persone che riescono anche a vivere la vita anche al di fuori dell'ufficio. Se fosse un divano probabilmente, perché così sarei sempre davanti alla TV a guardare i telefilm. Se fosse un colore, probabilmente un misto tra il rosso, un bel granata, per rimanere sui miei colori del cuore. Oddio, signora, ha presente quelle cose lì, quelle scatole che hanno i colori, ma che non è una televisione, che se schiaccia i tasti fa delle cose, ecco, io faccio quelle cose che si vedono dentro quella scatola bianca o di un altro colore. Se non cercate un ambiente giovane, un ambiente dove volete imparare, dove volete crescere, dove volete formarvi, non venite in sinestesia, perché qua è tutto il contrario.